Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di fumetti, in particolare consigliarvi qualche titolo secondo me perfetto se non ne avete mai letto uno, se vorreste approfondire o entrare nel mondo del fumetto. Piccola premessa che ci tengo a fare, non penso che ci sia un modo giusto o sbagliato di approcciarsi al fumetto. Se siete incuriositi da un titolo in particolare, vi piacciono i disegni, siete incuriositi dalla trama, perché non provare a partire da quello? Non c'è secondo me una lista prestabilita di titoli da dover leggere come primi prima di potersi approcciare ad altro. I miei vogliono essere semplicemente dei consigli, degli spunti, dei punti di partenza. Il fumetto negli ultimi anni sta avendo sempre più successo, quindi ci sono sempre più persone incuriosite, no? Dai fumetti. E quindi ho pensato di aiutarvi magari nella scelta e darvi qualche spunto. Se non avete mai letto prima un fumetto, un buon punto di partenza potrebbe essere trovare la versione a fumetti del vostro romanzo, della vostra storia preferita, oppure una biografia a fumetti di un personaggio che conoscete o vi incuriosisce. Fra quelli che ho letto io ci sono ad esempio Sostiene Pereira, la versione a fumetti del romanzo di Antonio Tabucchi di Pierre-Henri Gaumont. Io in questo caso non conoscevo il libro, ma sono andata subito a recuperarmelo in seguito a questa lettura perché ne sono rimasta molto colpita. E quindi, avendo letto entrambe le opere, posso dire che questa versione a fumetti rende veramente giustizia, secondo me, al romanzo di Tabucchi. Ci troviamo a Lisbona nel 1938, il protagonista è un giornalista, il signor Pereira, che è una persona veramente mite, che non si è mai, diciamo, schierata, non ha mai espresso in maniera molto decisa il suo punto di vista sulla politica, sulla guerra, eccetera eccetera, ma suo malgrado si troverà coinvolto nella lotta antifascista e quindi per una volta sarà, diciamo, chiamato e costretto a prendere una posizione. Io sono stata a Lisbona e la città è una dei tanti protagonisti di questa storia, viene veramente resa alla perfezione secondo me attraverso queste tavole, i disegni sono secondo me molto molto belli e delicati, il gioco di colori è perfetto. Una lettura che a me personalmente ha conquistato e che quindi consiglio a prescindere dall'opera di Tabucchi. Esempio di biografia che ho letto recentemente è invece La funzione del mondo, una storia di Vito Volterra, di Alessandro Bilotta e Dario Grillotti. Protagonista della storia appunto Vito Volterra, matematico e fisico italiano, è stato il primo presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e uno dei 12 universitari a non prestare giuramento di fedeltà al fascismo nel 1931. Forse anche a causa di questo il suo nome è andato un po' a perdersi negli anni e al giorno d'oggi non è una figura così tanto conosciuta come ad esempio all'estero, nonostante il suo grandissimo lavoro. Non è interessante solo la vita di Volterra, ma anche il suo approccio alle scienze e quello che ha portato poi il suo lavoro ad oggi. Quello che sosteneva infatti Volterra è che il matematico non deve rimanere un po' chiuso nel suo mondo, ma deve abbattere quelle barriere fatte spesso di simboli e approcciarsi anche ad altre scienze, soprattutto a rendere anche pratiche le teorie e le ricerche. Io conoscevo poco o niente di quest'uomo, quindi per me è stata una lettura molto interessante. I disegni sono molto delicati, gli acquarelli secondo me sono perfetti, poi lui è un uomo che ha viaggiato tantissimo e quindi ci sono questi scorci di città diverse molto ben riconoscibili. Una lettura interessante per chi è affascinato dalle scienze ma non solo. Altro consiglio come punto di partenza può essere ad esempio una raccolta di vignette. Una che ho letto recentemente che mi è piaciuta molto è Dimmi cosa leggi, ti dirò chi sei, di Grant Snyder, un ortodontista di giorno e artista di notte. I suoi fumetti vengono pubblicati da testate come ad esempio il New York Times o il New Yorker, ha uno stile che può ricordare un po' Tom Gold e in questo fumetto c'è appunto una raccolta di sue vignette che riguardano la lettura e il lettore in generale, da ad esempio le piccole manie di come organizzare la libreria, di spulciare nella libreria degli altri per capire un po' come sono fatti, oppure l'utilizzare qualsiasi cosa come segnalibro. Ammetto di essermi rivista al 100% perché fogliettini, matite, coda del gatto, tutto può essere utile per tenere traccia della lettura. Quindi è una raccolta sicuramente molto simpatica, divertente, con degli spunti magari a volte anche un po' più profondi, e quello che sicuramente mi ha colpito di più è innanzitutto l'intelligenza nel fare alcuni paragoni, collegamenti e il far capire che la lettura
è vista spesso come un'attività solitaria, ma in realtà ci lega ad altre persone in modi che forse nemmeno ci rendiamo conto. Quindi lettura simpatica, divertente, ma non solo, quel classico fumetto da leggere anche una volta ogni tanto. Quindi non si tratta di una storia con un inizio e una fine, ma appunto una collezione di micro storie. Un altro approccio secondo me perfetto è il trovare quel tipo di fumetto un po' ibrido fra libro e appunto immagine. Un bellissimo esempio secondo me è Quaderni giapponesi, che è sì un fumetto, ma non solo, è quasi un documentario, un diario personale, un saggio. È veramente un'opera secondo me ibrida, che in questo caso racconta il Giappone. Igor ha avuto modo di vivere e lavorare anche in Giappone e questa sua serie di fumetti, che per adesso conta 3 volumi, racconta non soltanto la sua esperienza personale nel campo del fumetto, ma un po' anche come viene visto da fuori il Giappone, tra virgolette, com'è veramente, affrontando svariati temi. Da poco ad esempio è uscito il 3° volume, che si sofferma maggiormente sul periodo del modernismo, di quegli autori maledetti che hanno portato dei veri e propri, diciamo, sconvolgimenti nella cultura giapponese in un periodo in cui il Giappone si trovava sospeso fra modernità e tradizione. Per fare un esempio, si parla delle stampe erotiche, dei metodi di legatura, dei quartieri a luci rosse, ma anche delle stampe sanguinarie. Quindi di un Giappone sicuramente meno convenzionale, forse un po' più cupo e controverso. Sono 3 volumi non numerati in realtà, perché ogni volume racconta, diciamo, una storia a sé stante, non c'è un inizio, un proseguimento e una fine. Quindi quello che vi consiglio io è magari di leggervi la sinossi e di vedere quale vi ispira maggiormente per le tematiche trattate, oppure partite dal primo che è stato pubblicato, questo qua. È sicuramente un'opera che interesserà di più chi è affascinato dal Giappone, però come vi dicevo, secondo me è un'opera perfetta perché non solo ci sono immagini, non solo ci sono tavole e vignette, ci sono delle bellissime illustrazioni che prendono appunto tutta la pagina e che spesso si rifanno a opere che vengono citate, ma poi ci sono anche diversi momenti in cui l'autore racconta, come ad esempio queste pagine qua, che come vedete sono completamente scritte, non c'è una sola immagine. Un altro tipo di fumetto che secondo me si presta perfettamente alla lettura anche da chi non è abituato a leggere fumetti sono quelle storie ispirate da storie vere o storie personali dell'autore, come ad esempio A ondate. In quest'opera l'autore parla di un'esperienza appunto personale e la intreccia al suo hobby del surf. Da una parte abbiamo una storia sentimentale, d'amore, che si intreccia però anche alla sofferenza, al dolore e al lutto, e dall'altra la storia del surf, come è nato questo sport, che cosa significava, come è entrato in voga. Due cose che sembrano quasi cozzare fra di loro, ma in realtà c'è una bellissima similitudine, un bellissimo ponte che lega appunto questi due mondi, tra virgolette, molto distanti, diversi. È un'opera che parla di un sentimento comune a tante persone, universale, perché purtroppo prima o poi tutti dovremo dire addio a una persona a cui vogliamo molto bene. Tutti abbiamo sperimentato, sperimenteremo il dolore, quindi è un sentimento veramente in cui è facile rivedersi, e secondo me l'autore è in grado di raccontarlo in maniera delicata però allo stesso tempo diretta. Le due, tra virgolette, storie che si intrecciano alla perfezione sono poi caratterizzate anche da colori diversi. La storia principale, appunto, questi colori abbastanza freddi sul blu, e quando si parla della storia del surf invece totalmente cambia il colore principale delle tavole, proprio come se si stesse rivivendo un ricordo o una storia, diciamo, passata, no? Con questi toni seppia. È l'opera perfetta se state cercando qualcosa di, tra virgolette, sentimentale, nel senso che vi porti a provare delle vere e proprie emozioni, dei sentimenti, e che cerchi di dare non una risposta, ma diciamo un riconoscimento a quello che si sta provando. Altro tipo di fumetto che secondo me può essere perfetto come punto di partenza è una raccolta di storie. Possono essere più o meno collegate fra di loro, in diversi video vi ho comunque consigliato dei volumi unici, sia di manga che di fumetto
fumetti occidentali, magari vi lascio la playlist dei consigli nelle schede qua sotto in descrizione. Oggi in particolare vorrei consigliarvi un fumetto cinese, le cui storie sono a sé stanti ma bene o male tutte collegate fra di loro, ovvero Soul Guide di Goro Zhao. Sono varie storie con protagonisti diversi, alcune più profonde di altre, ma tutte accomunate dalla figura del traghettatore d'anime, Soul Guide per appunto. Le varie storie però non sono accomunate soltanto dalla perdita e la morte, ma molto spesso dall'amore, la nostalgia, da ciò che ci lega con le altre persone, i legami che creiamo noi e quelli che sembrano essere destinati a essere tali. È una raccolta secondo me molto delicata, che affronta però un tema abbastanza straziante come quello appunto della perdita. La delicatezza traspare anche nei disegni, con questi colori veramente pastello, molto molto delicati, quasi sognanti, che ricordano un po' un film d'animazione in stile Studio Ghibli, per intenderci. Le linee sono molto morbide, anche i personaggi sono molto spesso kawaii, però appunto ciò di cui si parla è qualcosa di veramente molto profondo. Io ammetto di aver pianto un pochettino, non solo per magari essermi rivista in dinamiche o nei sentimenti che provavano i personaggi, ma appunto perché sono storie, anche se ambientate magari in un posto molto lontano da noi, in un'epoca diversa, con questo tocco tra virgolette magico, riguardano la nostra quotidianità. Siamo esseri umani e ciò che ci rende tali è anche il provare sentimenti. Non lasciatevi però spaventare da queste premesse, dal fatto che si parli di traghettatori d'anime, quindi di vita, di morte, di al di là, perché in realtà non è un fumetto triste, straziante, nel senso che c'è comunque un bellissimo messaggio positivo. Quindi non è quel tipo di fumetto che sì, vi fa piangere, ma proprio dalla disperazione più totale, quello che vi fa commuovere, però allo stesso tempo vi lascia anche qualcosa di positivo, soprattutto per il futuro. Questi erano i miei consigli di lettura per voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete già letto qualche titolo che ho citato o se avete letto qualche altro titolo interessante che rientra nelle tra virgolette categorie menzionate in questo video. Spero che il video possa esservi utile, possa essere un punto di partenza, di ispirazione per le vostre prossime letture, e io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!